No, basta, ora mi devo sfogare, non mi interessa. Chi non mi vuole ascoltare, ciao ciao. Comunque, YouTube sta morendo. Io che sono partner, mi ribello perché collaboro con molte persone attive, ma se le notifiche non arrivano, io scendo sia di visual e di iscritti. Ho trovato questa soluzione perché è una grande soluzione per chi sta in difficoltà a crescere e piano piano, come io spingo un ragazzino sulla bicicletta, il ragazzino continua a pedalare da solo. Quindi vai, ti ho insegnato a pedalare, quindi vai, prosegui. Quindi voglio fare anche io questa cosa su YouTube, tipo mi faccio aiutare dai collaboratori attivi e poi più avanti farò con le mie forze. Però YouTube sta morendo perché, beh, perché non manda notifiche. Poi c'è stato quel bug degli iscritti, ma non solo quest'anno, ma anche 3-4 anni fa. Io ero presente perché io ho perso 100 iscritti. Me lo ricordo molto bene. Poi abbiamo le visualizzazioni che stanno scendendo, i like, dislike, che certe volte i like vengono rimossi, certe volte i dislike vengono aggiunti. Beh, perché io ho avuto diciamo, ho fatto molte domande a molti miei collaboratori attivi di cosa sta succedendo, e loro mi hanno risposto: tranquilli, tanto è tutto YouTube che sta risolvendo. Ma che YouTube sta morendo YouTube. Invece di salire sta scendendo anche su questo dannato fiume di pubblicità che va in tutti i video. Cioè, uno che va a vedere un video e prima di guardare il video deve guardare un minuto di annuncio e non può neanche saltarlo. Posso capire che il creator ha messo questa pubblicità nel video di un minuto, però YouTube gli dà anche, come devo dire, una grande spinta per far lavorare il partner, tipo io che sono anche un partner di YouTube. Però, ragazzi, ho dovuto sfogarmi, non ce la facevo più. Video sfogo su YouTube, quindi il titolo è: YouTube sta morendo, calo di iscritti e calo di like. Quindi, se il video ti è piaciuto, like. Se il video non ti è piaciuto, non mi interessa. Se il video hai capito qualcosa, commenta, perché io non ne posso più. Se no, continuo a caricare quei vecchi video che attirano parecchio, tipo gli effetti sonori, video tutorial, e basta, perché se continua così, basta con i gameplay, basta.